Hello children, English time. Ciao bambini, in questa lezione vi spiegherò l'uso di there is, there are, some ed any. In inglese le espressioni c'è e ci sono si traducono con there is e there are. Andiamo a vedere gli esempi. Sul tavolo c'è un libro. There is a book on the table. Sul tavolo ci sono due libri. There are two books on the table. Come vedete, con il plurale abbiamo usato there are. Vediamo la forma negativa. Non c'è, there isn't. Non ci sono, there aren't. There isn't è la forma negativa del singolare. There aren't è la forma negativa del plurale. Esempi. There isn't a book on the table. Non c'è il libro sul tavolo. There aren't books on the table. Non ci sono libri sul tavolo. Prima di passare a spiegare l'uso di some ed any, dobbiamo fare una distinzione. Gli inglesi usano fare una distinzione tra countable nouns e uncountable nouns. Countable nouns sono i sostantivi numerabili, che si riferiscono appunto a sostantivi che si possono quantificare. Per esempio, 3 apple, 3 mele, 4 chair, 4 sedie, 7 house, 7 case. Gli uncountable nouns invece sono quei sostantivi non numerabili che non possiamo quantificare e quindi che non hanno il plurale. Per esempio sugar, zucchero, money, denaro. Questi sostantivi, zucchero e denaro, non hanno il plurale e quindi vengono definiti uncountable nouns. Se non si conosce la quantità delle cose, usiamo some ed any. Some per le frasi affermative ed any in quelle interrogative e negative. Per esempio, ci sono dei panini nel frigo. Non sappiamo però quanti. Forma affermativa, quindi usiamo some. There are some sandwiches in the fridge. Esempio numero 2. Non ci sono panini nel frigo. Negativa. There aren't any sandwiches in the fridge. Esempio numero 3, forma interrogativa. Are there any eggs? Ci sono delle uova? Rispondiamo con yes, there are, no, there aren't. Sì, ci sono, no, non ci sono. Lesson finished.